buonasera a tutti voi che sfidate il caldo, il sole, la luce, le cose belle. È bello che uno a certe volte deve sfidare le cose belle. Buonasera e grazie, grazie a Fede e Tinto intanto di essere qui, avendo sfidato il tempo nel loro caso, perché hanno fatto la corsa in Italy da Verona, dove tra l'altro il libro che stiamo per presentare, Sommeier ma non troppo, ha avuto un super successo sia dentro in Italy che fuori alla Sì, anche a Pechino, però poi adesso lo raccontiamo. E perché non siamo invitati? No, ma in realtà non siamo stati invitati neanche noi, però abbiamo partecipato in modo inconsapevole ad un premio che è il contest mondiale sull'editoria. C'è la sezione dedicata alla parte, all'editoria enogastronomica, e il nostro libro ha vinto il primo premio. E quindi ieri ci è arrivato questo risultato mentre eravamo a Vinitaly, oggi l'abbiamo sbandierato un po' alla radio, ma è normale, ogni scarafone bella mamma sua. Beh, e siccome no, questo... è stato un premio internazionale, sì, premio mondiale dell'editoria enogastronomica. Io mi dimetto da conduttore, non sono all'altezza. Ma neanche noi nello scrivere il libro pensavamo di essere all'altezza. Non siamo neanche all'altezza di questa presentazione, a nostro avviso, perché vediamo dei nomi molto più autorevoli di noi, come Olivero Bea, Marco da Milano, insomma, Marco Travaglio, Gian Antonio Stella e tanti altri, Mario Tozzi e poi Fede e Tinto. Ci deve essere un errore. C'è un errore. Buonasera a tutti, noi siamo qui di Counter. No, adesso facciamo una cosa, siccome c'è un cliché, diciamo, già mi ha detto, secondo quello che noi abbiamo deciso tutti i sedi di lui si siede. No, questo era un fatto di educazione. No, ma va bene, noi accettiamo la forma fino a un certo punto, poi diventiamo fedeli. Allora, intanto chi è fedele? Io sono fedele. Ecco, la radio, chi è Tinto? Credo io. Sicuro? Credo ancora io. Ancora c'è qualche dubbio. Però, crediamo. Facciamo una cosa, fate quello che vi pare, siamo contenti. Però, sul libro, fra le cose lette, a Tinto rimane più semplice, poi non si sa neanche cosa, perché c'è scritto così. A Tinto rimane più semplice, visto che lui nel vino c'è cascato da piccolo. No, in realtà c'è scritto che cosa? C'è scritto nelle righe precedenti, poi si arriva a quello e vi ricordate Asterix e Obelix? Obelix si diceva fosse caduto dentro la pozione del druido da piccolo, perciò non ne aveva più bisogno, perché ormai la forza era insita. L'ebbrezza in Tinto è la stessa cosa, è caduto da piccolo dentro la botte del nonno. Chianti classico, in quanto toscano io. No, che è successo? Cioè, com'è andata? Com'è andata? Beh, da 11 anni conducendo Decanter su Radio 2, noi non potevamo non farci una cultura per quanto riguarda il vino, quindi è chiaro che le mie origini toscane, sono nato in Puglia ma toscano d'adozione, voglio dire due grandi terre legate al vino, insomma hanno influito sul mio apprezzamento del vino. Poi diciamo che il contesto era il vino elimina un filtro che c'è tra il cervello e la bocca. Tinto non ne ha bisogno, esatto, perché ci è caduto dentro da piccolo. Naturalmente era un'allegoria per raccontare la stoltezza di questo imperecondo amico che mi porto dietro. No, l'ho peggiorato. Io esalto tutte le sue peculiarità negative e quindi non so come mai, ma succede questa cosa. Ma tra me e lui succede sempre questa cosa, quando io mi allontano da lui improvvisamente diventa pragmatico, un padre di famiglia meraviglioso, un ragazzo serio, puntuale, preciso. Appena io mi avvicino, non so, c'è una proprietà osmotica tra di noi, tutta la mia idiozia passa a lui e io ne ho tanta, e io appaio agli ascoltatori tipo il buon Giuseppe, che è uno degli ascoltatori più affezionati di Radio 2. Io appaio quello serio che studia, la barba, secondo la barba, pragmatico, quello. Ora, che... però questo, come dire, ma nella vita è esattamente il contrario. Questa è l'autobiografia, però lui potrebbe fare la biografia. Certo. Sì, è un po' presto, visto che ho 40 anni, no, vorrei scriverla come è stato per Eugenio Scalfari ai 90, magari. Lui sta raccontando se stesso in questo modo, volevo chiedere se condividi questa... Condivido e sottoscrivo. In questo libro c'è tutta la personalità di Fede Tinto, ve lo assicuriamo. Però è
mischiata, quindi noi non vi diciamo chi è Fede e chi è Tito. No, ma è così, è stranissima questa cosa. Diciamo i nomi per esteso per una volta. No, non abbiamo mai detto, quindi. No, noi siamo Fede e Tito. Fede e Tito. Tutto attaccato. Non c'è. Fede. Esatto, con la E, la E di Fede che diventa anche la E di unione fra me e lui. E non ci estorcerai mai il nostro vero nome, anche se lo conosci, perché poi c'è. No, è stato un problema quando l'ho dovuto memorizzare sul telefonino. È vero. Questo ci ho messo una parentesi, questa ognuno ha le sue cose. E vabbè, il libro si intitola. Prego Roberto. Sommelier ma non troppo. No, il gioco è un gioco importante, che noi ci siamo resi conto a un certo punto della nostra vita di avere in mano una fortuna. Ne abbiamo avute tante noi di fortune. Intanto dobbiamo dire che se esiste Decanter su Radio 2, se esistono Fede e Tito su Radio 2, è solo per un fatto di culo. Scusate se io uso questa parola, ma il devoto Oli dice che è sinonimo di fortuna. E allora mi piace di più, perché è più fisica. Mentre fortuna è una dea bendata e quindi è molto aleatoria, c'è una bambina, non l'avevo vista, se no avrei usato solo fortuna, è molto più aerea, la parte anatomica invece è proprio fisica. E allora se tu hai questa parte anatomica, la porti in giro per i tuoi viaggi e per caso capiti nel luogo giusto, al momento giusto, le persone giuste, e questa parte anatomica incontra altre, vabbè, lasciamo perdere, se no andiamo su discorsi un po' troppo delicati alle 5:30 del pomeriggio, noi ci siamo trovati al posto giusto, con le persone giuste, nel momento giusto. Stavamo facendo una presentazione di un prodotto turistico e il direttore della radio che ci vide disse: ma voi non avete mai pensato di condurre un programma alla radio? Aveva degustato del gran vino, sì. Secondo me, questo fu il motivo vero. Noi, la nostra risposta, no. Cioè, se non ci pensi tu a proporcelo, noi non ci abbiamo mai pensato. Perché no? Perché no, facciamolo, sì, e da lì non ce ne siamo mai più andati da Radio 2. Ma siamo arrivati a Radio 2 senza una competenza radiofonica. Non avevamo mai realizzato un prodotto radiofonico in un'altra radio. Il suddetto, che non ripetiamo, è giustificato. E ancor peggio quando ci fu il momento di decidere di cosa parlare. Noi volevamo parlare di politica, volevamo fare un programma di traduzione del politichese 12 anni fa. Volevamo prendere quelle parole strane che loro usano, poi D'Alema in quel momento era proprio all'apice dei suoi inciuci, e allora noi volevamo usare tutte le sue parole più assurde, tradurle in italiano corrente, quello della strada. E quindi l'idea era quella di fare non un porta a porta, assolutamente, ma un incontro quasi edonistico tra il politico e il macellaio. Hai fatto cantina a cantina? No, in realtà fu un errore, perché questo ragazzo, che è quello Tinto, io sono Tinto, vi dico. Che è quello pragmatico, quello che usa PowerPoint perché si è laureato allo IULM in scienze della comunicazione, mentre io ho fatto scienze politiche, quindi sono più aereo. Vabbè, allora questo ragazzo aveva preparato tutto un PowerPoint e la copertina, poi seguita da circa 92 slide, la copertina, sempre in senso allegorico, metaforico, era una tavolata con la tovaglia bianca e rossa quadretti, un fiasco, un panino con il salame. Cosa voleva dire? Incontriamo il politico ma gli parliamo come si mangia. Questo era il discorso. In Rai, noi non lo sapevamo perché non frequentavamo ancora né via Le Mazzini né via Asiago. I palazzi, cosiddetti palazzi. Esatto. In Rai noi non sapevamo. Sente questo ancora, no, adesso lo frequentiamo e come. In Rai non sapevamo che i direttori si fermano alla copertina e non vanno a vedere il resto. E quindi il direttore ha chiamato dicendo: siete dei geni, facciamo un programma enogastronomico. E noi: ma come? A quel punto abbiamo fatto, cosa fai? No, all'inizio la risposta fu: ma mi scusi direttore, io mangio da McDonald's, bevo la Coca-Cola e sono astemio. Odio l'alcol, odio
alcolici, super alcolici, mi fa schifo il vino. Com'è possibile? Questo vedo un po' di più. Sì, un po' di vino della casa, diciamo. Perché... al massimo quattro salti in padella. Esatto, perché toscano ha un rapporto più diretto con la ciccia, ma oltre quello non andiamo. E lui, forse rendendosi conto della gaffa, ma non potendo così palesarla, disse: perfetto, due stolti con un debito formativo da colmare, ecco. E allora andate e moltiplicate. Ecco, ma a questo punto avere addirittura fatto un libro è il massimo della presunzione o avete imparato? Questa è una domanda da Marzullo, sono proprio a mezzanotte. Una domanda e date una risposta. Allora, in realtà non abbiamo imparato, il mondo del vino e del cibo è così ampio che non si impara, cambia, oggi è verde, domani è rosso, poi diventa rosato con le bollicine, in realtà è tutto il contrario di tutto entro poco, benissimo, meno male, se no in 10 anni avremmo esaurito sicuramente i temi, abbiamo capito qualche cosa e soprattutto sappiamo dove trovare le notizie verificando la fonte. Lo diceva Biagi, che diceva: non è importante avere una cultura smisurata, è importante sapere dove reperire le notizie esatte, e quindi noi facciamo un po' questo lavoro. E oltretutto, quello di cui inconsapevolmente ci siamo resi conto lo abbiamo visto dopo aver realizzato il vero servizio pubblico RAI. C'è gente come me che paga il canone, tu l'hai pagato? Sì, già fatto, c'erano le poste prima, quindi senza mora, senza no, tassa aggiuntiva. Ecco. Prima erano tanti, comunque. No, ma noi lavoriamo per la RAI, sarebbe un ossimoro non pagare il canone, e quindi quando ci siamo trovati a realizzare il corso da sommelier alla radio, ci siamo resi conto, e devo dire che quando ci abbiamo pensato, tu l'hai scaricato tutti, e quando qualcuno l'ha scaricato? In podcast, a parte il buon Giuseppe. Il corso da sommelier? Meglio così avete il libro. L'ho ascoltato, bene. Quando ci siamo resi conto di fare quello, di fare il corso, e anche in questo modo noi abbiamo cominciato a parlare di vino e di cibo con gli insulti da parte di quelli che fino a quel momento detenevano il sapere e il potere, badate bene. Quindi quando noi siamo arrivati nel mondo dell'enogastronomia con De Canter a Radio 2 in diretta nazionale, i Gabbelli Rosso, gli Espressi e poi che non sono i caffè di Ivi, ma quelli che scrivono di vino, ma tanti altri, hanno iniziato ad additarci cercando di cacciarci. Come sapete, però, visto che avete citato il Gambero Rosso, è stato proprio un Gambero Rosso che dice: ma devi invitare Fede Pinto, devi invitare. Beh, vedi che le cose si sono ricredute. Ma è bello questo, no? Poi uno si ricrede, ma citando sempre il Gambero Rosso, il secondo anno di De Canter, era già un anno che eravamo in diretta tutti i giorni alla radio, noi ci autoinvitammo ad una, dai Bucati veri, ad una presentazione dei loro tre bicchieri, vini che secondo loro sono i più buoni, noi odiamo le classifiche, e entrammo lì a vedere, ma come una persona normale, pagando il biglietto, siamo entrati e ci siamo messi più o meno in ultima fila. Durante la presentazione, questo fu un atto singolare, credo che sia anche descritto sul libro, durante la presentazione ci fu silenzio tombale. Il commentatore del Gambero Rosso si alzò in piedi, ci indicò, faccia conto signora di essere noi, dicendo: voi due, senza neanche nomi, cosa ci fate qui fuori? Come fuori? Scusi, siamo qua, vogliamo assistere, vogliamo apprendere. L'atteggiamento era quello: non sapete, non potete parlare. E fu quello proprio un motore vincente. Non fate parte del clan più del club. Vorrei usare delle parole giuste. O la cosiddetta casta, visto che tra poco. Esatto. E non solo. Sapete che se tu crei un sistema, quel sistema ha un linguaggio, ha un libro maestro, ha un gran maestro e si veste in modo particolare, poi si crea una lobby. Se si crea una lobby c'è un potere, non volevo dire loggia perché sennò era troppo massonico. Esatto, si crea un potere. Se tu hai quel potere lì e detieni il potere in un sistema, hai anche una potenza economica non da poco. Dimmi se sbaglio, uno dei poteri è proprio quello che è indicato in una parola del titolo, sommelier. Uno dei poteri, bravo, sommelier, esatto. Cosa
Io non ho citato il sommelier, ho citato gli espressi Gambero Rosso, perché poi nei confronti del sommelier noi abbiamo avuto un primo approccio e anche un secondo, molto importante. Anche i sommelier all'inizio ci vedevano strani, ma perché noi li abbiamo presi in giro dall'inizio pesantemente, proprio pesantemente, prima ancora di Albanese e degli altri. Noi è 11 anni che facciamo Decanter, già dal primo anno noi dicevamo: ma perché questi che parlano di vino si vestono completamente di nero come dei corvi e si mettono un posacenere al collo? Che senso ha? Sembrano dei becchini, no? Più presenti, no? Cioè, quindi è esattamente la cosa che è il paradosso. Tu parli di vino, cioè, se tu bevi due bicchieri di vino, dopo il secondo inizi a biascicare un po', sei allegro, usi parole del gatto e dici esattamente quello che ti viene da dentro. Magari poi se bevi ancora un po' canti, ridi e balli. E sapete che i filosofi cercavano, grazie al vino, quel punto perfetto, secondo loro, che c'era tra l'ebbrezza e l'ubriachezza. Loro dicevano: lì c'è una linea, chiamiamola linea rossa, che fa molto vino, c'è una linea rossa lì che è perfetta tra l'ebbrezza e l'ubriachezza. Lì c'è la verità, in vino verità. Le scarpe Adidas? Beh, anche, non ce l'avevano allora, però sono comode almeno. E allora loro cercavano quel punto lì, senza arrivare a tanto. Noi non siamo filosofi, però ci siamo detti: ma perché questi, che dovrebbero essere il massimo dell'allegria, la comunicazione allegra, parliamo come mangiamo, bello, sì, il vino buono, raccontiamoci poesie, arriviamo, se esageriamo, anche a degli stornelli da osteria, perché invece sono così lucubri, usano un linguaggio aulico quasi incomprensibile? Poi abbiamo capito perché il potere di prima, e allora abbiamo iniziato a tradurli. Dovete sapere che a Vinitaly, siamo appena reduci dal 48esimo Vinitaly, 11esimo nostro Vinitaly, credo che l'avessero già capito appena ci hanno visto. Esatto. E al Vinitaly noi abbiamo sentito dire alla degustazione di un vino queste cose. Fate attenzione, ci sono sul libro, eh? Allora, quindi non prendo punti. No, ma c'è già sul libro. Preparate, basta la fantasia, basta sfogliare. Allora, ad una degustazione stavano bevendo un vino rosso, noi stavamo passando, questo sommelier prende la bottiglia, versa nel calice, inizia a guardare questo vino girando, e smettila di girare che ho sete, e girava, dice il colore, naturalmente rosso, rubino, intenso, bla 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 bla, mette il naso dentro e dice: questo vino sa di interiora di lepre uccisa in Bosnia. In Bosnia. Ma ai castelli, qui è più vicino, no? Ma scusa, la riccia. Appunto, in Erzegovina no, in Bosnia. Bosnia. Ma poi chi sei? Cioè, il sommelier è il boia di Srebrenica? Può essere. Cioè, perché uccisa in Bosnia? E poi interiora di lepre uccisa. Ma chi è che ha mai annusato un'interiora di lepre viva? È difficile. O è un gastroenterologo, allora non è più sommelier. Sì, però devi prenderla la lepre. Punto. In quanto lepre. Esatto. Questa è un'aberrazione. Fa per un bianco. Non c'è perché, tra l'altro, perché l'hai ammazzata. Appunto, poverino. Cioè, noi siamo anche un po' contro la caccia, però ci sta. Questo sul rosso, sentite il bianco. Un bianco. Degustazione successiva non era lo stesso sommelier, perché sai, uno può anche errare, perseverare diabolico, però un altro sommelier prende il vino, gira, poi un bianco, così diventa bello caldo, imbevibile, questo gira, mette il naso dentro e dice: questo vino sa di traversina di treno bagnata. No, ha detto no. Cioè, a questo ho detto no, anche perché traversina di treno, ma chi è che va ad annusare la traversina del treno per farsi un bagaglio culturale? Passa Italo, boom, lo porta a Roma. O è un capostazione, o gli hanno tagliati tutti, lo sappiamo. Esatto. Ma
traversina di treno, vai a annusare la traversina di treno quando piove, bagnata, ma sei scemo? E poi siamo sicuri che sia acqua, sapete dove scaricano le latrine dei treni? Direttamente sulle traversine, da cui il famoso sentore, la pipì di gatto del Sauvignon. Quindi noi abbiamo detto non è pipì di gatto, è pipì di capostazione, però non è bello da raccontare. E queste aberrazioni sono quelle che ci hanno mosso a prenderli in giro, nelle movenze, nei vestiti, ma soprattutto nel vocabolo. Allora, c'è un'affermazione importantissima che ho letto a proposito di sommelier, che appena l'ho letto l'ho inviata a due amiche che hanno insultato e hanno pubblicato dovunque. Di Goethe? L'affermazione? Ma no, nostro. Le donne sommelier sono in genere più abili dei loro colleghi uomini. Questo è natura, non lo diciamo noi, lo dice il DNA, la trasformazione. In natura le donne si sono sempre occupate di dare il cibo alla propria prole e poi occasionalmente anche al marito, ma occasionalmente. Alla fine. Quando è tardi, dopo la partita. No, adesso grazie a Dio forse questa cosa del marito è proprio cambiata, però la prole continua. Le donne da sempre hanno utilizzato alcuni sensi per capire se il cibo da dare alla propria prole e forse anche al marito era avariato, faceva male oppure no. Se fosse stato avariato andava al marito, mentre giusto e perfetto, edibile e perfetto ai propri figli. Se voi notate, io l'ho visto dalla moglie di Tinto, perché non sono fortunato e non ho dei bambini. È una bella bonarda, mia moglie. Esatto. E hanno anche il latte che esce dalla mammella viene annusato. Cioè, sembra strano, però ho visto annusare. La signora l'ha capita, signora. Ed è stata la prima. E i ciaffarilli, secondo me che l'ha svegliata. Ci sta, questa è fine, poi arriva la sera, ho capito per prima. E va bene. Annusano sempre, cioè sempre. Mia madre prende il cibo, lo porta al naso, mio padre non l'ha mai fatto. Questa cosa ha modificato il gene, il DNA, ci sono più, vabbè, io non voglio essere tecnico, però diciamo più particelle olfattive nel naso di una donna che nel naso di un uomo, più papille gustative sono più attive e hanno recettori più svegli quelle delle donne rispetto a quelli di un uomo, punto. Avete una marcia in più, voi donne, signora? Lei? Lo dicono i genetisti, non fedeli. Allora, però c'è un'altra cosa che riguarda le donne di grande interesse, perché nella vostra, lo possiamo dire, presunzione, perché ho visto la storia. Poi io sono figlio di tre, di una mamma e ho tre sorelle. Di tre padri, pensavo dicesse. Io volevo dire, sono figlio di donne, perché ho una mamma e tre sorelle. Prova a dire una cosa contraria in una famiglia del genere, con un padre praticamente assente, sei malmenato. E quindi per me le donne sono meravigliose per forza. Allora, dicevo, nella presunzione, siete anche storici del vino, con questo vino. Storici? Ci sta. Pagina 59. Sei preciso, Roberto. Fa proprio le pulci. Sì. A proposito di femmine, presso i romani, quelle che consumavano vino venivano considerate adultere. Aspettavano, io leggo quello che avete scritto, aspettava la suocera fare la prova dell'alito. Sì. È una cosa stranissima l'atteggiamento dei romani nei confronti del vino. Il vino era maschile, soprattutto maschilista più che maschile e basta, solo le donne di un certo rango potevano approcciare al vino, ma come solo le donne di un certo rango potevano essere adultere. Questa cosa viene raccontata poco. Se tu facevi parte di una determinata casta oppure della nobiltà, potevi essere adultera solo se tradivi il marito con un uomo di rango inferiore. Questa cosa era bellissima, no? Ma questa cosa serviva agli uomini per poter tradire la moglie con le schiave, ma questo era un sottotraccia che non è mai stato detto. E se invece da donna del popolo tradivi, eri ben maltrattata, anzi potevi anche rischiare di essere uccisa. La stessa cosa, l'atteggiamento del vino, visto che portava poi ad un mondo libertino, il vino poteva essere bevuto solo da donne di un certo rango. Se le donne di rango inferiore approcciavano al vino, dovevano essere giudicate, ed era la suocera che faceva l'esame olfattivo. Una cosa
stranissima, ma funzionava così. Un passo, per esempio, visto che Roberto ha citato i Romani, ve lo leggiamo. In anteprima, a Roma il vino era elemento fondamentale di feste e di banchetti, che spesso finivano in orgia, i baccanali dedicati al vino. Pingue e allegro dio del vino, sempre circondato da ninfe e satiri festanti. Gli anni passano, ma il bunga bunga è sempre di moda, e se ci fosse stata la Boccassini, sapete in quanti sarebbero finiti in galera? Esatto. E meno male che a Roma c'era il dio Bacco. Però non è fatto politica. No, no, vabbè, questa è una battuta. A Roma c'era il dio Bacco e in Grecia c'era Dionisio, e i riti dionisiaci erano quasi satanici, cioè erano molto più estremi, c'era un atteggiamento molto più estremo. A Roma c'era proprio questo fatto godurioso, no? Infatti se tu vedi come è rappresentato Bacco, questo uomo grasso con l'uva intorno ai capelli, sai, i romani prendevano dalla Grecia e poi tramutavano a loro uso e costume. Siccome erano estremamente lascivi e libertini, andava bene un Bacco allegro. Di là erano un po' diversi. Però entriamo, come dire, qui stiamo facendo gli scenari complessivi, in fondo è una guida, quindi no. Rifacci la domanda, rifai la guida. Vai Roberto, vai. 1, 2, 3. Non è escluso che mi dimetto da conduttore. non è una guida, ci teniamo a questo. È un corso, è diverso, quindi possiamo chiamarlo un manuale. Sì, più che una guida. Se poi volessimo usare la parola guida, guida alla conoscenza. No, proprio volessimo usare la parola guida, essendo un corso è una scuola guida. Esatto. Allora, perché vi guidiamo alla conoscenza. Emendamento, ovviamente, a cose di preposto. La parola manuale mi sembrava azzeccata per una cosa specifica, l'apertura di una bottiglia, perché si comincia dall'apertura. Sì, sì. No. Allora, con questo libro si comincia dal fondo. Noi diamo questo consiglio, chiunque voglia comprarlo intanto contribuisce al nostro mutuo, perché ci scade la rata. 30 anni, eh? Esatto. Marco di galera. Esatto, perciò è un'esortazione la nostra. 30 anni dall'inizio di Decantero? No. Magari. No, se fosse 30 anni dall'inizio di Decantero avremmo già estinto il mutuo. Il discorso è che si comincia dal fondo, non proprio dal fondo fondo, facciamo solo un favore allo sponsor che ci ha messo la carta, ma un paio di pagine prima c'è un test, ci sono 3 questionari, quindi noi vi consigliamo, prendete il libro, cominciate dai questionari a matita, mettete le vostre belle risposte, poi leggete il libro, i più bravi lo leggono in 2 giorni, un giorno, proprio quelli bravissimi, quelli un po' scarsi come me ci mettono una settimana. Finita la settimana si torna al questionario e si ricompila il questionario. Se qualcuno avesse poi ulteriori dubbi, può girare al contrario il libro, ci sono le risposte, tipo settimana enigmistica di un tempo, non cominciate dalle risposte, vi prego. Fate i furbi. Fatelo per voi, anche perché conoscere il vino è fondamentale per la nostra cultura, la nostra storia, è una delle nostre vocazioni, insieme all'agricoltura di nicchia che deve essere la nicchia del mondo, è anche il paradigma per uscire dalla crisi, quindi io vorrei che ci fosse un atteggiamento abbastanza intenso nei confronti del libro, che insegna ciò che insegnano i sommelier ai loro corsi, che costano anche parecchio. Loro, dobbiamo dire una cosa, noi abbiamo preso in giro i sommelier, ma i sommelier sono i migliori ambasciatori del vino che ci siano, e guarda caso in Italia c'è la scuola migliore del mondo ed è un nostro vanto. Noi abbiamo iniziato a prenderli in giro, poi abbiamo scoperto che Roma è nata a Roma perché c'è l'isola Tiberina. Se non ci fosse stata l'isola Tiberina, Roma forse non sarebbe neanche nata. Questo libro ha la presunzione di essere l'isola Tiberina, cioè il passaggio, il sasso in mezzo al ruscello che permette di mettere il piede per passare dalla sponda di chi beve tanto per bere in maniera edonistica alla sponda di chi beve in modo professionale. Faccio notare che gli ultimi 5 minuti di risposta erano alla domanda: iniziamo ad aprire la bottiglia di vino. C'è scritto, come si apre una bottiglia di vino. No, c'è scritto anche un modo alternativo, allora, che è un video che abbiamo trovato su YouTube. Stappate la bottiglia come più vi piace, con i denti, con una scarpa,
tenendola tra le gambe o sotto l'ascella, come fa la zia di Tinto, con il martello, la sciabola o il caterpillar tirati fuori. Sì, tutta quella frase lì serviva a fare un po' di promozione ai nostri amici di Caterpillar, ma in realtà non ne hanno bisogno perché sono bravissimi e sono pietra miliare di Radio 2. No, abbiamo scoperto che si può aprire la bottiglia in infiniti modi, c'è gente che l'apre coi denti nel caso di tappo a corona o tappo a vite, c'è gente che l'apre con la scarpa mettendo il fondo della bottiglia dentro la scarpa e sbattendo la bottiglia fortemente contro il muro, il tappo anche di sughero va via. Sentore di cuoio in quel abbiamo caso. Esagerato dicendo l'importante è che si stappi, quello è chiaro. Di pecorino. Certo. Però noi davamo quel consiglio, il consiglio di iniziare dal fondo per il questionario. In fondo ci sono anche le pagine sensoriali. Sì. Perché abbiamo fatto un pensiero. Grazie. Nel libro si parla anche di vino, vai avanti. Nel libro si parla tanto di vino, si racconta che cos'è e cosa rappresenta per la nostra nazione il vino. Il vino si può fare ovunque, l'hanno dimostrato i cileni, l'hanno dimostrato i sudafricani, lo stanno dimostrando i cinesi che stanno facendo vitigni internazionali. Noi abbiamo più di loro, che invece abbiamo gli autoctoni e che siamo il paese al mondo con la biodiversità più estesa che ci sia. Siamo i primi al mondo non per caso, siamo i primi al mondo per fortuna, perché Roma Caput Mundi, tutto arrivava a Caput Mundi, perciò anche all'isola Tiberina, ma anche a ciò che poi era impero, quindi un po' più grande dell'isola Tiberina. A Roma c'erano 1,5 milioni di persone al tempo che vivevano e si trovava parcheggio a quei tempi. Esatto, la biga si sapeva dove mettere e quindi arrivava tutto a Roma. Quando poi arrivarono i cosiddetti barbari, i romani abbandonarono Roma, da 1,5 milioni si passò a 10,000 abitanti. No, è una cosa molto importante, sembra un'idiozia, però questo è il fatto fondamentale per cui noi siamo i padroni delle biodiversità. La gente è scappata, si è nascosta nei boschi, da lì gli incastellamenti, la religione cristiana era già religione dell'impero, di conseguenza la chiesa, dove c'è la chiesa c'è un convento, dove c'è un convento c'è ora et labora, e di conseguenza siccome si lavorava la terra e l'agricoltura si manteneva e si portava avanti ciò che si aveva e ciò che si era portato via. L'esaltazione della biodiversità in Italia c'è perché c'è l'uomo, altrimenti ci sarebbe, ma sarebbe una macchia poco produttiva. Non diciamo solo idiozie, Roberto. No, tu, Roberto, lo sai perché si dice l'ha appena detto Fede in latino ora et labora? Perché dico? È una frase nata a Trieste, ora et labora. Perché c'è il vento. Perché c'è il vento. Vabbè. Sì, lui è così, così. È a fianco a me, e quindi io parlo in questo modo. Per quello che hanno preso. Sì. Allora, entriamo nella parte sensoriale, che bravo. È la parte che differenzia questo libro rispetto a molti libri. No, ce lo vuol chiedere lui. Ah, prego, Marzu e Roberto. Veniamo nella parte sensoriale. Veniamo nella parte sensoriale. Sai, quando tu devi parlare di vino alla radio già fai fatica, perché uno, la critica che ci hanno mosso in tanti è stata quella. Chiude tra 6 mesi, appena si accorgono che senza il vino non si può parlare di vino, senza il cibo non si può parlare di vino. Ci dimentichiamo che noi umani abbiamo la fantasia, abbiamo la curiosità e il libero arbitrio, ciò che ci distingue dall'animale. E allora applichi la fantasia, diventi curioso, applichi il libero arbitrio e sei un umano completo. Allora noi abbiamo detto, anche sul libro dobbiamo parlare ai sensi, perché il vino parla ai sensi. Primo senso che attiva il vino è la vista. Vista, allora ci sono delle tavole dove potete così posare i vostri occhi. Si dice posare? Sì. Ah, ok, ci sta. Tre tipi di colori, i vini bianchi, i vini rossi e i vini rosati. Prendiamo un esempio, no? A pagina 226, parlando dei vini bianchi, noi diciamo di guardare questi cerchi e c'è il giallo verdolino, il giallo ambrato, il giallo paglierino, il giallo dorato. Poi per chi ti fa la Roma c'è anche il giallo rosso. Ecco,
questa però è facile, cioè chiunque dice vabbè che ci vuole, metti dei colori lì e uno lo guarda, è vero, ma il secondo senso che viene attivato dal vino è il senso dell'olfatto, il naso. Infatti ci sono altri due cerchi qua, e il primo cerchio è color ocra e il secondo cerchio è color verde, quindi facciamo delle prove. Facciamo una prova, non abbiamo fatto altro che copiare i bambini, sì. Ed è singolare perché quando abbiamo chiesto, noi vogliamo fare un libro sensoriale, ci hanno detto ma non si può, come non si può? Ci sono pubblicazioni per bambini che sono tattili, plastiche, che si aprono, sono fantastiche, noi abbiamo detto vogliamo quelle dei bambini, siamo andati lì, abbiamo trovato queste cose. Se uno gratta, gratti signora, se uno gratti, ha vinto 5.000 euro, perfetto, esatto. Grazie. Cioè, all'altra presentazione uno ha vinto un uovo di Pasqua. Sì. Cosa sente? Cannella. Giusto. Era traversina. Si gratta e si annusa. Ci sono due tasti, questo serve solo per attivare il senso, per far capire che cosa vuol dire annusare. Ma abbiamo detto, non è che ci possiamo fermare lì, perché il terzo senso che è attivato è quello del gusto. E allora come si fa? Gusto e tatto nel vino coincidono, perché è la lingua che percepisce. E quindi che cosa abbiamo pensato? Che questo è l'unico libro al mondo che si lecca. Signora, lo lecchi. Bravo, vada. No, non essere arrogante. No, nel senso che... Prego. Non così come voglio dire... No. Allora, spieghiamo. Spieghiamo. Ecco, quella è la faccia che io volevo vedere. Oh, bravissima. Allora, è vero, ci sono anche altri libri che si possono leccare, ma è per la colla. Noi non vi diciamo di leccare la colla, perché poi ci sono effetti strani. Stupefacenti. Allora, altro che traversina ci di treno. Ci sono anche libri che sono leccati, no? Esatto. No, in realtà, noi vi diciamo, leccate questo libro perché si può, leccate solo la vostra copia, mi raccomando, a meno che non vogliate limonare con la persona a fianco, ma... Questo signore è ormai, ormai ti tocca. C'è il suo DNA. Ma noi lo facciamo questo gioco di leccate, così poi ve le comprate le copie. No, ma in realtà non deve darvi un gusto, ma vi deve dare una sensazione tattile. Provata, la signora ha fatto quella faccia lì ed è perfetta. Sì, perché quel tasto lì rappresenta il tannino. Come si fa a spiegare che cos'è tannico? Che cos'è il tannino? Vabbè, il tannino è una particella che si trova all'interno dell'acino, sono polifenoli complessi che poi sono anche una cosa che dove ci sono dentro gli antociani, dove c'è dentro il resveratrol, eccetera, eccetera. La sensazione che vi dà un vino che ha dei tannini spigolosi, che non è stato lavorato bene in vigna e in cantina, è quella di astringenza. È come mordere un caco poco maturo, è come leccare una felpa al contrario, uguale. Quella sensazione, la lingua proprio, quello che mi fa parlare così. Ecco, quella sensazione lì, tipica ad esempio del Sagrantino di Montefalco. Dalle sessioni ufficiali. In realtà leccandola si ha quella sensazione. Se si lecca l'altro tasto si ha la sensazione di effervescenza. Abbiamo, signor, aspetti perché è carta brasile. No, ce l'ha dato un nostro amico muratore. Esatto. Lecchi piano, se no la lingua del gatto, che è in abbinamento con il vino dolce, si può mangiare una lingua di gatto. Ecco, questo è il gioco del senso, è un gioco, lo diciamo a tutti, ma serve a fare tanta promozione, a raccontare però, tante fandonie. Sembrano così, però sono saggissimi. Dici, io devo fare citazioni a vostro vantaggio. No, grazie Roberto. Molti si interrogano, sempre per virgolette, non vedete, sui danni del vino bevuto a stomaco vuoto. Nessuno si domanda quali siano quelli causati bevendo a testa. Questa è bella. Questa è una frase. Facciamo un applauso a Roberto che si è preparato. Questa è una frase che noi usiamo tantissimo, in realtà
è una frase di ignoto, non si sa chi Ippolito ignoto, non si sa chi l'abbia detto precisamente, ma poi tanti come noi la usano. Qualcuno dice anche che è sua, ma non è vero, però è bellissima, perché questa cosa qua si dice: allora bevete a stomaco pieno, bevete a stomaco pieno, sapete che danni crea il vino bevuto a stomaco pieno, sapete che danni crea il vino bevuto a testa vuota, questa è il danno peggiore. Imparando il vino, conoscendo il vino, sicuramente uno riempie la testa, riempie l'anima, non solo la pancia, ed è fondamentale. Conoscenza è fondamentale per capire un prodotto così importante. Anche perché sballarsi con del Brunello di Montalcino, insomma, è stupido. Certo. No, anche perché non serve. Ma non conviene con niente, proprio. Non conviene con niente. Se conosci il vino, poi eviti quell'abuso stupido. Ma difficilmente succede con il vino, se non in Veneto. Credo che quelli che hanno costruito il carri armato ne avessero bevuto tanti. però fa ridere il carri armato autocostruito. L'abbiamo visto, Tanco. Sì, Tanico. Sì. Tanico, forse. Vabbè, però sempre perché ci danno un sacco di indicazioni, ed è vero, gli abbinamenti. Ah. Pagina fondamentale del corso del vino è l'abbinamento. Secondo noi, Gualtiero Marchesi dice di mangiare senza bere vino, secondo me è follia, e bere senza mangiare, secondo me è follia, anche perché io ho fatto un esperimento. Voi, non so, chi è che di voi mangia carne? Beh, la mangiate, non con assiduità, ma la mangiate, bravi, sempre meno, carne rossa sempre meno. E vabbè, se tu bevi un vino rosso, il Brunello di Montalcino di prima, ma un Cesanese del Piglio, siamo in questa terra meravigliosa per i vini, no? Un Cesanese del Piglio, si fa benissimo il Syrah, ma abbiamo usato un autoctono. Autoctono, visto che non avete ancora comprato il vino, è un vitigno tipico di quel territorio. È una parola non solo legata al vino, autoctono c'è nel vocabolario italiano e significa tanto. Allora, se uno beve un bicchiere di Cesanese del Piglio, sente un sapore. Se uno mangia un pezzo di bistecca o un uovo, del pesce, delle proteine, anche dei legumi, ma meno, proteine animali, e poi beve lo stesso vino, lo sente in maniera molto più complessa, sente il gusto amplificato. Per quello noi diciamo che l'abbinamento è fondamentale. Ci sono cibi che inibiscono le sensazioni, ci sono cibi che esaltano le sensazioni. C'è chi dice il carciofo, c'è chi dice il finocchio. Ad esempio, un metodo per fregare i compratori di vino un tempo era quello di far mangiare loro prima un po' di finocchio, in modo che l'olio essenziale contenuto nel finocchio inibisse completamente le papille, diciamo. Poi gli davano da gustare del vinaccio, quelli non sentivano niente, lo compravano, e infatti il termine infinocchiare viene da quello. Incarciofare era più brutto, perché pensavi subito alle spine, no? Però è la stessa cosa, anche il carciofo è difficilmente abbinabile. Ci sono invece cibi che hanno bisogno del vino per essere esaltati come non mai. Ne facciamo una parte importante, un capitolo molto importante, e c'è un corretto abbinamento del vino con il cibo. Poi peraltro noi diciamo, se invece del Cesanese del Piglio, ma vi piace, ma non lo so, un altro vino, un Frascati, ma metteteci un Frascati. È soggettivo. È bianco, non è rosso, se vi piace il bianco con la carne, ma perché no? Ma provate anche a metterci invece il rosso corposo e vedrete sicuramente che c'è un valore a quello che stiamo dicendo. L'abbinamento per noi è soggettivo. Se avete un vino rosso e volete abbinarci una cravatta marrone, fate come vi va. Non è detto che vada male. Assolutamente. Si può fare capo, uno sa quel vino e si può cucinare. Allora, intanto
usato per cucinare, il consiglio che diamo è se volete abbinare un vino a un cucinato che prevede il vino, usate quel vino per realizzare la restrizione o la sfumatura, sempre lo stesso vino in abbinamento. Non fate l'errore che fanno in molti, che dicono vabbè ma io devo usare per cucinare, allora prendo del vinaccio, no, che il vinaccio darà un saporaccio a quel piatto che voi preparate. Non fate l'errore di dire questo vino sa di tappo, lo uso per cucinare, perché il vostro piatto poi saprà di tappo, è assolutamente in dubbio. Quindi magari ne usate un po' meno, ma vino buono, ne bevete un po' meno, ma cucinate con un vino eccezionale che esalta i sapori. Ma chi sa di cucina sa che questo è una barra. Ma c'è qualcuno che ci invita a cena stasera? Magari. No, peccato, perché ho visto l'inutilità delle mie domande, vediamo se ne vogliono fare loro. Se avete domande da porci, perché porci sapete, fatele pure senza dubbio. Come si abbina? Ma il maiale, che è una carne eccezionale, sapete che viene demonizzato, no? Il maiale è grasso, non è vero? Il maiale ha un tessuto connettivo migliore della carne di vitello, ad esempio, perché non c'è la famosa marezzatura, cioè il grasso non penetra tra le fibre, rimane sulla parte esterna, nel momento che si elimina la cotenna, gran parte del grasso va via. Quando si cucina, il grasso dà sapore. Tra l'altro c'è uno studio recentissimo che dice che tutta quella storia lì dei grassi saturi è una balla, e si può mangiare anche il grasso del prosciutto. Lo diciamo sempre, tutto è il contrario di tutto. Fino a ieri ti dicevano non mangiate i grassi saturi, mangiate solo i poliinsaturi eccetera. Oggi ti dicono invece no, non esiste il colesterolo cattivo, il colesterolo buono in fondo è anche un po' cattivo, quello cattivo può essere anche buono. Ti dicono di non mangiare i grassi trans, ma non ti spiegano che cosa sono. Vabbè, perché poi ci dovranno fare. Come diciamo sempre, di colesterolo c'è più gente che ci mangia e che ci vive di gente che ci muore. Ma questo è un discorso un po' più complesso. Comunque tutto ha una fine, tranne la salsiccia che ne ha due. Quindi siamo stati una mezz'oretta insieme. Se avete domande siamo a vostra completa disposizione, basta che le domande non siano di Roberto. Grazie. Ma potevo succedere passare. Non siate timidi, almeno una volta nella vita vostra madre non lo è stata, e quindi tranquillamente potete farci delle domande. Prego, non tutti insieme. Esatto, con calma. Calma. Non abbiate paura. No? Giuseppe, facci una domanda che spezza la... Allora, possiamo ancora dire che in questo libro si trovano tante battute. Che vini erano? Che vini erano quei due? Come non li beviamo? Che vini erano quei due che del sommelier che ha detto quelle cose? Ma no, non lo ricordiamo con precisione. In realtà credo vini buoni. Sì, sì. Sicuramente vini buoni. Sapete, il sommelier ha fatto un cambio molto importante. Perché io ho detto che noi siamo l'isola Tiberina? Perché realmente c'è una distinzione importante tra chi beve per il gusto in forma edonistica e chi beve per professione. Chi beve per professione studia, ma studia tanto, ci dedica la vita, ci dedica anche i soldi, perché fare il corso da sommelier non è una sciocchezza, però capisci che impari, degusti tanto, vai a visitare le cantine, le torri, diventa una missione di vita, per molti diventa una professione. Chi invece beve per il gusto, beve così, inconsapevolmente. Per attraversare un fiume ci sono due sponde, sono due rive opposte, perciò sono rivali. La parola rivale vuol dire su sponde opposte, su rive opposte. Noi abbiamo messo questo simpatico sasso per permettere il passaggio. Se uno legge quello è come un bignami dei corsi da sommelier. I vini erano sicuramente buoni. In Italia adesso è molto più difficile fare un vino cattivo che fare un vino buono. Ormai le tecniche enologiche sono eccezionali. Hanno capito anche nel Lazio che bisogna produrre meno. Amvedrige, Stamarino e l'abbondanza, no? Quanta abbondanza c'è con le fontane che danno vino, quello è stato il male del Lazio. Adesso hanno capito, lo stanno facendo benissimo, che bisogna diradare, lavorare bene in vigna, la qualità più che la quantità, meno produzione per ettaro, buon lavoro
lavoro in vigna, il vino viene buono. Si fanno vini biologici, no? Si fanno vini internazionali. Il Lazio è per i vini internazionali, c'è un motivo fondamentale, perché Roma è sempre stato non solo capo mondi, ma anche il mercato più importante d'Europa. Roma è una città che consuma più vino di qualsiasi altra zona in Europa e quindi vendevano vino a Roma. Il mercato, un tempo quando il mercato italiano tirava, si faceva a Roma e quindi nelle vicinanze mettiamo vini internazionali che spingono, che producono, in modo da irrorare di vino Roma. Adesso hanno riscoperto vini autoctoni laziali fatti veramente bene. Noi abbiamo incontrato a Vinitaly un tedesco, un signore che fattura 15 miliardi di euro, quello è il suo fatturato della sua azienda, è specializzato in pratiche di esportazione, tutto ciò che la Germania esporta passa da lui, lui fa tutte le pratiche di esportazione e apre i mercati, quindi tutta l'esportazione agroalimentare passa da lui. Lui ha comprato una cantina, l'ha comprata nel Lazio, è venuta qui, si è comprato 80 ettari di terra e fa un vino eccezionale, l'ho fatto nel Lazio, perché lui ha detto è un territorio speciale, è indietro rispetto alle altre regioni, c'è solo da fare bene, ci sta riuscendo. La cosa più bella che ha detto è: io sono venuto in Italia, ho iniziato a fare il vino, ho capito che l'italiano è abituato a dire ma questa cosa qui va fatta, ma ci sono dei problemi, e lui diceva va bene, risolvili, e l'italiano diceva no, ma ci sono dei problemi, e lui dice ok, ma risolviamo, c'è la burocrazia, sì ok, ma facciamo le pratiche, dai facciamole, tedesco, e lui ci è riuscito, a una cantina forse una delle più belle d'Italia. Pubblico, c'è una domanda di una bambina, io lo so già, tu vuoi sapere qual è il vino da abbinare a Peppa Pig? Vero? No, allora lei, questa bambina fino a 18 anni circa, non ha un enzima nel fegato che permette di sintetizzare l'alcol ed è per quello che non devi bere alcolici almeno fino alla maggiore età, perché sennò dagli alla mamma, dal fegato ti vanno al cervello e fanno danni. Vuoi fare una domanda? Prego. Faccio io la domanda, facciamo insieme. Basta che ti è piaciuto tantissimo il libro, vero? Sì. L'hai letto anche tu. Ha le figure, ha grattato, ha rosato, è molto bello. Poi siete degli educatori perché avete vinto il premio di Education, quindi abbiamo le prove. Io una domanda un po' strana volevo farvi. Quest'anno a Giro d'Italia ci sarà una tappa cronometro da Barbaresco a Barolo. Avete idea di fare un'escursione? Beh, potremmo riempire le borracce dei ciclisti. Tappa cronometro Barbaresco Barolo, secondo me nessuno arriva in fondo perché tutti si fermano nelle cantine, sicuro. E si impetrolia, che è molto meglio che faticare. Poi è le langhe lì mena parecchio, bella come tappa, non è tanto lontano, cioè è abbastanza vicino. Barbaresco Barolo è vicino, ma faranno tutto un bel giro delle langhe. Secondo me bevono a canna. Che dici? Sì, ma noi abbiamo già provato a raccontare quanto sarebbe bello mettere Decanter al seguito della Carovana Rosa, ma credo che ci sia RTL e quindi purtroppo o andiamo noi su RTL oppure è difficile, perché la RAI è stata capace anche di perdere il Giro d'Italia. Tra tutti, sì, non conviene. Però bene, ecco, questa è una cosa che mi piace, no? Sapete, siete mai stati nelle Langhe? Qualcuno sì, ha fatto sì con la testa. Tutti quelli che vanno ora nelle Langhe rimangono colpiti, dicono ma che posto bello, ma è bellissimo. Se voi pensate che 50 anni fa quel posto lì veniva descritto come il luogo della nebbia, della tristezza e del suicidio, lo diceva Cesare Pavese, lo diceva anche Fenoglio. Tra l'altro vengono, no? Dopodomani a presentare allora, i libri qui, il libro al centro, Fenoglio e Pavese. Allora permettetemi una cosa a cui ci tengo moltissimo, occupando con i libri Cinecittà 2 e siamo felici di essere qui insieme, lì potete vedere sulla terrazza la mostra Vita da Strega, che racconta la storia del premio letterario italiano più importante
e scoprirete delle cose meravigliose di quello che ha rappresentato la letteratura italiana, con delle pagine incredibili, da Laiano a Crippino, da Cassola, ci sono un paio di foto di Ungaretti, delle foto di Pasolini bellissime, ma anche l'intreccio con il mondo dello spettacolo è di grande interesse. Potete trovare Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni. Quindi vi ringrazio molto per aver dato modo di ricordare anche la vostra Vita da strega dell'Archivio Riccardi che avete visitato prima. Io direi una cosa, avrei ancora da dire per 2-3 ore? Io posso parlare ad oltranza, come vi dovete solo staccare la spina. No, allora, ci tengo così tanto, volevo dire questa cosa. Fenoglio e Pavese raccontavano le Langhe come il luogo del suicidio, come il luogo della tristezza. La nebbia che si beve a sorsate è un passo famoso, tanto che il vino si chiama Nebbiolo, non a caso. Ma quel posto lì è stato realizzato dai contadini di un tempo per fatica, per bisogno, per necessità. Avevano fame, l'unica cosa che potevano fare era terrazzare, vendere dell'uva e fare il vino. Ma se ci pensate, quanta fatica hanno compiuto queste persone per regalarci quel paradiso terrestre che ora è visto da tutti come oh, quanto è bello. Ma tutta l'agricoltura è frutto di grande fatica di chi l'ha fatta prima di noi e poi ce l'ha regalata. Tanto che noi teniamo a dire che in agricoltura etica ed estetica sono la stessa cosa. È così bello che c'è anche un po' di aspirazione a metterci un po' di cemento. Beh, quelli sono errori. Allora, io direi una cosa a questo punto, che così facciamo. Sai che sul cemento potrei continuare mezz'ora parlando di Franciacorta, ma fermiamoci. C'è il libro, c'è scritto tutto dentro il libro. Proprio per questo, questa è la mia copia. Certo. Io vorrei così a me, sì, così loro possono poi fare la stessa identica cosa e farmelo firmare, perché leggere un libro firmato è un'altra storia. Bene, mentre firmo ti dico che la Franciacorta, che è un territorio vocato meraviglioso, ha vicino a Brescia c'è un monte che si chiama Monte Orfano, che è un monte strano che nasce nel centro della pianura padana, boom, un cucuzzolo, che serve a mitigare il clima. Il caldo della pianura padana non passa perché c'è il Monte Orfano. E poi c'è il lago di Iseo, ci sono le torbiere, c'è il massiccio lì vicino. Quel territorio che è stupendo da andare a visitare, ve lo giuro, e poi bevete da Dio, quel territorio che è stupendo era costretto alla cementificazione. I bresciani, che sono costruttori indefessi, questo secondo me l'hanno fatto i bresciani, ecco, stavano cementando, cementificando tutto con i loro capannoni. Se voi andate ora li trovate affittasi, tutti i capannoni vuoti. Grazie al consorzio di Franciacorta dei vini e grazie al vino hanno bloccato la cementificazione e hanno salvato un angolo di paradiso. Questo è quello che dico, il vino è il miglior ambasciatore del nostro territorio nel mondo e salva il nostro territorio. Questo è il valore metafisico che c'è nel vino italiano. Il vino in Cina si potrebbe fare benissimo con gli enologi, con le barbatelle, con gli agronomi, quelli arrivano, spianano tanto come la Lombardia e ci mettono le barbatelle valide, gli enologi li prendono in Italia, li pagano dollaroni e fanno il vino buono, ma non hanno tutta la nostra storia, tutto il valore metafisico. Loro 7000 anni di storia li hanno asfaltati, noi grazie a Dio cerchiamo ancora di tenerceli cari. E tutto questo grazie all'estetica e grazie agli estetisti. Grazie a tutti!
fiducia.